C'è la sua segretaria. La faccio uscire dalla stanza. Quello che ho da dirle lo deve sentire solo lei. La prego di andare di là. È così importante? Continui. Lei difende il detenuto in attesa di processo Gunther Hausmann. Sappiamo che fra poco lei avrà un colloquio con lui in prigione. Sì, è così. Allora? Ma con chi sto parlando? Sta per arrivare al suo ufficio un corriere. Viene per consegnarle un pacchetto. In quel pacchetto troverà una pistola. Lei porterà la pistola in prigione e la darà ad Hausmann. Ma è impazzito? No, sono tutt'altro che pazzo. Se lei non farà quello che ho detto, avvocato, sua moglie morirà. Noi siamo proprio a casa sua. Vuole parlare con sua moglie? Aspetti un momento. No! Parli. Manfred! Ecco. Chi sono? Beh, che succede? Manfred, se tu non fai quello che dicono, mi ammazzano, capisci? Manfred! Avvocato Rieger, sua moglie ha compreso perfettamente la situazione. Perciò le consiglio di non chiamare la polizia. Ma ragioniamo un momento. C'è qualcuno, è la mia segretaria. Sì? Sì? Un momento. Mi scusi, un corriere ha portato questo, ha detto che è urgente. Qualcosa che non va. No, no, la prego di non disturbarmi, chiamerò io. Pronto? Il pacchetto è mio. Sì, sì. Come dovrei fare? Il come riguarda lei. È nel suo interesse, soprattutto. Questo... questo da me non può pretenderlo. No, non lo farò mai. Domandi qualunque altra cosa, ma... Lei farà quello che ho detto. Non ha scelta. Ripeto. Se avverte la polizia, sua moglie muore. Qualunque errore commetterà, o disattenzione che si permetterà, sua moglie sarà fatta fuori. Fa quello che dicono, te lo supplico! Ah! Dunque, lei consegnerà la pistola, lascerà la prigione, si metterà in macchina e andrà a Königsplatz. Si fermi al parcheggio e aspetti. Anche se dovessero passare alcune ore, dovrà aspettare. Finché non verrà da lei il posteggiatore, le dirà che a casa sua la stanno aspettando. Ha capito? Lei viene per Hausmann, vero? Sì, per Hausmann. Si accomodi pure, lo vado a prendere. Grazie. Di quanto tempo ha bisogno? Presa poco. Ma non so.
Non molto. Prema il pulsante quando ha finito. Sì. Lei non ha da darmi una sigaretta, avvocato? Mi dispiace, ma io non fumo. E non ha nient'altro da darmi? Ah. Lei è già al corrente? Certo. Ce l'ha o no? Signor Hausmann, ho studiato il suo caso. È una situazione dalla quale uscirà, Hausmann. L'assicuro che questo espediente non è necessario. So io quello che devo fare. Deve aver fiducia in me. Io ho qui tutto l'incartamento. Vediamolo un po' insieme. Si renderà conto da solo che non è proprio il caso di comprometterne la giusta soluzione. Lasci stare i suoi incartamenti e venga al sodo. Hanno preso mia moglie in ostaggio. Sarà una signora giovane e carina. Senta, la gente che ha organizzato la cosa non è nata ieri. La paura non la conosce. E la pietà la lascia agli idioti. È chiaro? Questa è infame costrizione. È un ricatto dei più volgari e feroci. Ancora un secondo. Avete fatto presto, neanche il tempo di fumare una sigaretta. Mi è capitato uno che non fuma. Non avevamo tante cose da dirci. Buongiorno, avvocato. Lei è il dottor Rieger? Sì. Mi hanno detto che adesso può tornare a casa. Ah, sì. Grazie. Calmati. Manfred! Calmati. Perché fanno così? Ora è passata. Oh, Manfred! Ora è finita, non li vedrai più. Mi sembrava di morire. Devi stare tranquilla. Abbiamo sistemato tutto. Sì. Rieger. Che cosa? Ma è incredibile. No, questo lo escludo. Sì. Rimango qui. Aspetto qui, sì. Manfred. È riuscito a scappare. Con la pistola che aveva, ha ammazzato la guardia. Ma come ha fatto a sparare? Io avevo... L'arma ha 6 colpi. Questi sono 5 proiettili. Il sesto era già in canna. Lei quindi gli ha consegnato un'arma carica. Per me è finita.
Che cosa significa? Che non potrò più esercitare adesso. Che ho perduto il mio lavoro. Ma perché? Ti hanno costretto a comportarti così. Non è una scusa. Per colpa mia un uomo ha perduto la vita. Ho consegnato un'arma carica a un assassino. L'ho introdotta clandestinamente in prigione. Che significa costretto? Non è un attenuante. Chiuso. Finito. Non se ne parla più. Ma se hai perfino levato i proiettili? Sì, sì, cinque, ma non il sesto. Anch'io ho una pistola come quella, eccola qui. Una pistola a sei colpi. Non so contare fino a sei? Ma eri emozionato. È una cosa naturale, no? Tu ti trovavi in una situazione senza più via d'uscita. Quelli erano veramente disposti a tutto. Quelli mi ammazzavano. La guardia che è stata uccisa, sa come si chiama? Pleitgen. Pleitgen. Lo conoscevo da molto. Una persona amabile. Specialmente con me. Mi ha aiutato quando cominciavo a esercitare. Diceva, a volte domandano a me quale difensore scegliere. Io consiglio sempre l'avvocato Rieger, perché è in gamba. Così in gamba che l'ho fatta ammazzare. No, non dica così, avvocato. Lei è stato chiaramente costretto. Io stesso non so come mi sarei comportato. Non c'è equivoco possibile. Nessun giudice potrà pensare diversamente. Un avvocato è imputato di favoreggiamento. No, questo non si cancella. Posso vedere la pratica di Hausmann? Riss con conseguente omicidio. Ha detto per legittima difesa. C'erano un paio di testimoni a favore e un paio contro. Non era un caso semplice. Sì, ma neanche così disperato. Non aveva nessuna necessità di ricorrere a simili mezzi. Hausmann ha famiglia? Sì, una moglie e una figlia. Lavorava in un locale notturno dove sua moglie è ballerina. Striptease? Sì. Non è personificante, ma c'erano alcune ottime testimonianze. È proprio assurdo che abbia rinunciato a cavarsi dai guai. Perché? Aprite, polizia! Quando dite polizia dobbiamo scattare come molle. Ehi, piano! Vuole leggere? Ci si pulisca con quel pezzo di carta. Che cosa cerca? Se lei si chiama Hausmann, suo marito. Polizia, cercano Gunther. Cercano Gunther? Buongiorno. E lo viene a cercare qui, Gunther? Questa è mia madre. Ne ride anche lei. Se cercate qui mio marito, perdete il vostro tempo. Beh, come poliziotti, non mi sembrate molto informati. Avete guardato se è in prigione? Ed è anche evaso. E lo cercate qui? Dovrebbe essere un idiota. Questi sono affari suoi, a me interessa come omicida. Ha ucciso una guardia per scappare. Ragione di meno per venire qui. Lei come si chiama? Groscher. Le domando formalmente, signora Groscher, dove si nasconde suo genero. Ho il diritto di rifiutarmi di rispondere. Rispondi semplicemente che non sai dov'è. Infatti non lo so. Sono una della famiglia e questo signore non me lo deve neanche domandare se conosce la legge. Ok, d'accordo. È bene che sappiano con chi hanno a che fare. Ciao, cara. Cosa disegni di bello? Quella è mia figlia. Interroga anche la bambina? Di un po', Agatina. Sai dov'è il tuo papà? No. Contento? Sì. Ci sono armadi, valigie, bauli. Se sono chiusi, ci dia le chiavi, prego. Tutto aperto. Noi qui non abbiamo segreti. Devono sempre ficcare il naso dappertutto. Mettete pure tutto sotto sopra, non mi fate scrupoli. Vuoi stare zitta? Io non tollero la gente che si comporta così. Che bel pezzo di ragazza, ha un corpo che fa favilla. Tu non sai in quale locale lavora? Vuoi andarci? Dipende da quanto fanno spendere. Parecchio. Allora mi resta solo la speranza che sia una da dover sorvegliare. Sì, a tutte le ore, e anche la casa. Tutte le uscite, compresi cortile e cantina. Toh, da uno sguardo. Contate di beccare Hausmann da quelle parti. È la tua ragazza? La mia ragazza, è la moglie di Hausmann, ricercato per omicidio. Formidabile, sì. No, tienla, dobbiamo sorvegliarla. A partire da questo preciso istante.
Hai tempo per la stampa, Stefano? No, neanche un momento, mi dispiace. Non si daranno mica per vinti, sai. Per loro è un titolo da prima pagina oggi. Sembrano tanti diavoli scatenati. Lo so, è una patata bollente. Dì al nostro capo che li riceva di persona. A lui vengono meglio le belle frasi. Ah, ha sentito, Derrick? Sì, ma adesso non posso. C'è di mezzo un avvocato, è questo che sta chiedendo. Ancora non posso dire niente. A che punto è? Solamente al punto di partenza. Non so né che cosa l'abbia spinto né dove si nasconda. Devo dire questo alla stampa? Io credo che non sia il caso. Che cosa dico allora? Niente, signor caposezione. Sorrida come uno che la sa lunga e basta. Chi sono i suoi amici? Questa è la prima cosa che dobbiamo chiarire. Deve trattarsi di amici molto buoni, di gente che frequenta il suo ambiente. Non abbiamo altra strada. L'amministratore di un locale notturno avrà relazione con molti, credo. Sì, certo. Ti ha detto qualcosa l'informatore? Sì, gli ho parlato. Conosce Hausmann. Lo definisce cinico e brutale. Fallo indagare sul locale, non solo lui, ma tutti gli informatori che abbiamo. Mi raccomando a te. D'accordo. Bene. Stefan? Sì? Derrick. Sì. Sì, vengo subito. Tentato suicidio, l'avvocato Rieger. Andiamo all'ospedale, Harry. Buonasera, signora. Suo marito come sta? È vivo. È ancora vivo. Com'è successo? Si è chiuso nella sua stanza e poi ho sentito uno sparo. La sua pistola. Oh, che stupido, avrei dovuto portargliela via. Signora Rieger, può entrare adesso. Polizia criminale, mi chiamo Derrick. Questo è il signor Klein. Come sta? È alla fine. Offrire qualcosa da bere? No, no, grazie, no. Immagino per quale ragione sono qui. Per Hausmann, vero? Sì, ha indovinato. Beh, non hanno saputo ancora dov'è? No, come se la terra lo avesse ingoiato. Mi scusi. Lei che notizia ha avuto? Io? Nessuna, perché? Non ho nessuna notizia. Hausmann era suo collaboratore, no?
no? Sì. Grazie. Da quando? Ormai sono già 2 anni. Sua moglie fa il suo numero qui. È l'attrazione principale. Lei mi ha chiesto che io lo prendessi come amministratore e lo è diventato. È stato un buon elemento. Efficientissimo. E lei così gli ha affidato tutti i suoi interessi. Già. Già, sì, ecco. Solo per far contenta la moglie di Hausmann. Già. Altrimenti lei se ne sarebbe andata via. Che mestiere faceva Hausmann prima? Non saprei dirlo. Ma il suo lavoro qui lo faceva bene, sa? Oh, mi fa piacere. Infatti si trovava in carcere per omicidio. Omicidio di un vostro cliente. Non è successo qui nel locale, ma fuori, sulla strada. Quell'uomo era ubriaco fradicio quella sera e si era comportato molto male. Aveva infastidito Irina Hausmann. E per questo Hausmann l'aveva buttato fuori. Come suo compito, non come fatto personale. Come sono i suoi rapporti con la moglie? Buoni, sì, molto buoni. Fuori dal comune, direi. Che vuol dire fuori dal comune? Che specie di rapporti sono? Che ognuno dei due ha necessità dell'altro. È questo che intendevo dire. Una specie di esclusiva, no? Quindi Hausmann, nei 3 mesi che è stato in prigione, ha sentito soprattutto la mancanza della moglie. Un problema per un uomo così. Ecco. Ritiene che sia evaso non sopportandone la privazione? Che domanda mi fa? Non lo so e non lo voglio sapere. Tolpe. Sbirri in vista. Indovinato. Io sento che quell'uomo deve essere da queste parti. È questione di fiuto. È a letto la bambina? Dorme di già. Qui Baviera 3. Comunicazione per una ricerca della polizia. Come già annunciato, Günther Hausmann, fuggito questa mattina dal carcere di Monaco, è ancora latitante. Ha 29 anni, è alto 1,89, capelli biondi, barba piena. Al momento della fuga vestiva un abito blu scuro, con una cravatta a disegni rosso-blu. Fornire le informazioni alla questura centrale o ai commissariati di zona. Idioti. Di nuovo quell'appello. Gunther. Sarei venuto personalmente a farle le mie condoglianze, signora Rieger. Grazie. Vengo per un motivo preciso. Le offro la mia collaborazione. Sì, ma lo ha già detto quello che sapeva. Le persone che mi hanno sequestrata non le ho vedute in viso, ma le ho sentite parlare. Le voci le ricordo bene. Potrei riconoscerle tra mille. Sì, capisco. Al momento opportuno le chiederemo di testimoniare. Così non è logico, però. Lei dovrà trovare prima gli indizi su qualcuno e poi mostrarmelo, in modo che sentendolo parlare io riesca a riconoscerlo o no. Se invece andiamo insieme, io dico subito chi è da scartare. Lasci che venga anch'io quando interroga qualcuno. Lasci che partecipi anch'io alle indagini.
Continuando, signora, a ragionare a fil di logica, devo dirle che prima che quella gente apra bocca per parlare, la persona identificata sarà solamente lei. Perché loro, invece, l'hanno vista bene. Sì, lo so che è un rischio. Si siede. Io la capisco, sa? Capisco quello che prova. Nessuno ci riuscirà. Ho passato tutta la notte tormentata dai rimorsi. È stata colpa mia. Ma neanche per idea. Non dovevo dirgli, se non fai quello che vogliono, mi ammazzeranno. L'ho fatto prendere dal panico, capisce? Non avrei dovuto dirgli così, avrei dovuto dirgli di non farlo, a nessuna condizione. Se quelli avessero creduto che era inutile insistere, che anche uccidendomi non l'avrebbero spuntata, io penso che avrebbero rinunciato a tutto. È possibile, com'è possibile il contrario? E suo marito avrà fatto la stessa considerazione. Avrete già qualche pista da seguire. Hausmann avrà qualche amico, qualche conoscente. Si può cominciare a parlare con quelli? Sì, infatti lo stiamo già facendo. Lasci che partecipi anch'io. Non dirò niente, starò zitta. Mi limiterò ad ascoltare le voci. No, signora Rigger, non insista. Quelli che noi cerchiamo sanno che lei ne riconoscerebbe le voci. Lei rischierebbe la sua vita. In casa c'è lei sola? No, è venuta mia madre. Ah, così va bene. Harry, scusa, fa accompagnare a casa la signora Rigger. Che cosa vuole da me? Le ho già detto che io non ne so niente. Pensavamo che a casa sua per lei sarebbe stato meglio. Meglio? Che vuol dire? Non conosco neanche la parola bene. Non mi trovo bene in nessun posto io. Perché manda avanti quell'apparecchio? Ah, se vuole lo spengo. Adesso mi ascolti bene, signor Tolpe. Abbiamo buttato giù qui una lunga lista, ci sono molti nomi. Amici o semplici conoscenti di Hausmann. E lei che vuole da me? Si sta rivolgendo proprio all'uomo sbagliato. Sono solo uno che prende calci nel sedere. Dia uno sguardo a quei nomi e mi dica chi a suo parere frequentava di più Hausmann. Non penserà che io le dica i nomi di... Non c'è bisogno che lei li dica. Li sottolinei soltanto. Anche questo le fa paura? Quelli mi fanno fuori. È una paura dalla quale può liberarsi. Dove diavolo vi siete cacciati? Non t'arrabbiare, ho avuto la polizia. Perché? Per Hausmann. L'ho avuto anch'io. Da un tratto mi sono visto uno sbirro in camera. Stava cercando Hausmann, sai? Davvero? Perché è amico mio, diceva. Sai che gli ho risposto? Certo che è mio amico. Anche voi siete miei amici. Perché voi mi difendete. Ma non so mica sempre dove siete, eh? Però non hanno apprezzato la battuta. E poi ho detto anche, dovete ammettere che se lo sbirro è crepato, se l'è voluta lui. Si è messo a fare lo spaccone contro quello che ci aveva tanto l'artiglieria. Bel cretino. Da voi non sono venuti? Da noi non ci sono ancora stati. Verranno però. Io sono pronto a scommettere che hanno avuto i nomi di tutti. Non ho proprio idea di dove si sia cacciato. Come potrei saperlo? Crede forse che quello si faccia vivo con me. Ma quello sparisce, se la squaglia. Non crederete che stia qui ad aspettarvi? Va a capirlo perché l'ho ammazzato. Che bisogno aveva? Poteva prenderlo in ostaggio. In questo modo oggi può uscire chiunque dal carcere. È vero? O forse no? Un'altra volta. Torna indietro. Poteva prenderlo in ostaggio. In questo modo oggi può uscire chiunque dal carcere. È vero? O forse no? No. Certo che è mio amico. Anche voi siete miei amici. Perché mi difendete. Ma non so mica sempre dove siete. Neanche questo. Che cosa vuole da me? Le ho già detto. Questo è il cameriere. Pensavamo che a casa sua per lei sarebbe stato meglio. Meglio? Che vuol dire? Non conosco neanche la parola bene. Non mi trovo bene in nessun posto io. Perché manda avanti quell'apparecchio?
Laggiù sulla panchina. Voi due fino alle 12. Huber e Borne fino alle 4. Andreas e Kempe fino alle 8. Stai dividendo i turni di notte? Sì. Ancora una cosa, badate che la notte è il suo momento migliore. E soprattutto, ricordate sempre che quel signore si mette a sparare prima ancora di vedere quanto siete alti. Sanno già tutto. È bene ripeterlo. Sì, l'ho anche ripetuto. È ancora meglio dirlo 3 volte. Che cosa fa la nostra spogliarellista? Per tutto il giorno non si è mossa di casa. Solo la vecchia e la piccola escono. E dove vanno? Vanno a spasso. A spasso? Sì. Pensi ancora che Hausmann voglia tornare da sua moglie? Sì, lo penso ancora. L'unico a non pensarci sarà proprio lui, ma... Quello non è un tipo che ragiona, e sua moglie neppure. Staremo a vedere. Che facciamo noi? Io direi di andare a passare la serata in quel locale. È l'unica strada che non abbiamo chiuso al nostro amico. Va subito da lei, Harry. Dille che deve sparire. Ci conoscono qui. Se mi alzo e vado non da lei... Non deve rimanere qui. Per nessuna ragione. Aspetta qualcuno? No. Prego. Vino bianco, il migliore. Bene. Buonasera. Che cosa fa qui, signora Rigger? Era la signora Hausmann? Sì, era proprio lei. L'avevo pregata di non agire di testa sua. Per nessuna ragione. È una donna molto bella. Lei pensa che sappia qualcosa? Venga, l'accompagno fuori. Grazie, ho appena fatto un'ordinazione. Ci penso io, non si preoccupi. La prego, venga via. Io rimango qui. Hausmann era del locale? Sì, era del locale. È qui allora che troveremo gli altri. Signora Rigger, lei non valuta il rischio che corre. L'ho valutato, ispettore, e rimango lo stesso. Va bene. Lei è un collega del signor Hausmann? In che senso? Conosce il signor Hausmann? Sì. È il signor Tolpe, la sua voce la conosce, tra quelle che abbiamo registrato. Io mi chiamo Rigger, sono la moglie dell'avvocato. La prego di dirmi dov'è Hausmann. Ho già detto tutto quello che sapevo. Di più non so. E perciò è inutile insistere. Vuole assaggiare, signora? No, versi pure. Beh, perché fai quella faccia, Tolpe? Che ti succede? Niente, ti assicuro. Niente, scusami. Credevo che fossi Rina ad aver chiesto. No, no.
Lo volevo io. Grazie. Ah, già. Bene, Gunther, devo tornare in sala, scusa. Aspetta un momento. La polizia ti ha già interrogato? Sì. Oggi pomeriggio a casa mia. E allora? Che cosa ti hanno chiesto? Volevano sapere dov'eri. E tu che hai detto? Oh, che dovevo dire? Che io non ne so niente, non ne ho neanche idea. Che lo chiedessero a qualcun altro. Si erano rivolti all'uomo sbagliato per fare quelle domande. All'uomo sbagliato, eh? Sì. Gli ho detto proprio così. Gunther, sai che quei due poliziotti adesso sono in sala? Sì, lo so. Dovresti stare un po' più attento. A questo ci penso io. Dicevo così per dire. Che modi sono? Irina? Entra pure, Palm. Sembri anche tu uno che sta per soffocare. Non fare quegli occhi di rospo. In sala c'è la polizia. Sì, lo so. Tolpe mi ha già avvertito. Grazie ugualmente, Palm. Bevi un whisky con me? Se ci tieni proprio. Ma torno subito di là. Non posso... Non puoi che cosa? Abbandonare l'ufficio, il telefono. Me ne frego del tuo ufficio. Allora, lo beviamo questo whisky? Come vuoi. Ciao, Gunther. Ehi là, entrate. Palm, vieni. Coraggio. Porta 3 bicchieri e una bottiglia. Qualcosa di decente, eh? Tu, di persona. Muoviti. Svelto. Dreyer. Ti ringrazio. Che volevi? Che ti lasciassi marcire là dentro? Ce la siamo cavata. Noi non abbiamo avuto problemi, vero? Tu sì. E come dovevo fare? Mi è saltato addosso. E quell'avvocato, te lo raccomando, quello, ha levato i proiettili dal caricatore. E ha dimenticato quello in canna. Che dovevo fare quando mi ha aggredito? È stata una disgrazia. Vieni a sederti, su. Siedi anche tu. Palm viene subito. Hai visto come se la fa addosso? Quello se la fa sempre addosso, è un gran cagone. Avanti, entra. Avanti, Palm. Se la cava bene, no? Per dire che se la cava bene, lascia almeno che versi. Già. Che vuoi vedere? Se gli trema la mano. Su, perché non versi? Che ti avevo detto? Non trema neanche, sbatti. Aspetta, da me. Guarda come si fa. Come mai hai tanta fifa? Perché c'è la polizia nel locale. E Tolpe dice che con loro c'è anche la moglie di quello... di quello che si è ammazzato. Adesso vattene. Fuori. Fuori, ho detto. Siete passati dalla sala? Non preoccuparti. Non sa che siamo noi. Aveva gli occhi bendati. Non ci riconoscerà mai. Come se fosse cieca. Sì, ma non è sorda. Che cosa vuoi dire? Non gli avete neanche parlato? Abbiamo anche conversato, ma come potrebbe... Pinas, va a chiamare Tolpe.
Va a vestirti. Tu sei stato già interrogato. Hanno usato il registratore? Sì, lo hanno usato. Signor Tolpe? Sì. Vorrei pagare. Sì, certo. Domando scusa, non trovo dove l'ho... Ah, che stupido. Quanto pago? 40 marchi. No, no, lasci. Grazie. È spaventato. Prima non era così. L'ho notato anche lei, vero? Sì, sì. Andiamo. Dov'è la sua macchina? Là, la seconda. Harry, per piacere, accompagna la casa. Non si disturbi, vado da sola. Vuole rimanere da sola per andare a trovare la moglie di Hausman? E che male ci sarebbe? Lei vada subito a casa e d'ora in poi non le farò fare più un passo da sola. Va pure, Harry, io torno dentro. Bene. Mi dia la chiave, per favore. Aspetti, non salga ancora. Perché? Che c'è? Con quei tipi non si può mai sapere. Sembra tutto a posto. Si muova, Hausman. Non le conviene. Avverto che se dice quello che non deve dire, è il suo turno. Ha paura anche lei, eh? Invece io no, adesso. Pronto? Pronto? È riuscita a riconoscerlo? Sì, è la stessa voce. Che cosa ha detto? Di aver visto attraverso la finestra... mia madre...
Aveva calcolato che Hausman sarebbe riapparso in quel locale? Sì, lo prevedeva. E non ha provveduto. Ed è andato lì tutto solo, a quanto sembra. Si doveva circondare il quartiere. Sarebbe venuto a saperlo subito. Avrebbe avuto 100 uomini. E dove avrei dovuto nasconderli? Soltanto credendosi sicuro potevamo scoprirlo. Non potevamo arrestare sua moglie? Sarebbe un grosso sbaglio. E ha pensato la signora Rieger alle minacce che ha ricevuto sua madre? Signor caposezione, io queste cose non le dimentico. Derrick, se dovesse capitare un guaio a qualcuno... Sì, ho capito. Certo che conosco Hausman. Riparava sempre qui la sua macchina. Beh, che sia un mio amico non potrei proprio dirlo, ma... un buon cliente, sì. Un ottimo cliente. Ma questo affare è necessario? Le dà fastidio? No, perché? Evidentemente ha difficoltà di memoria. Altro che, non vorrei che ne avesse lei. No, non ne ho mai avuto finora. Si possono spegnere un po' i motori? Se mi paga il lavoro che perdo, volentieri. Ogni suo minuto quanto costa? A lei niente, omaggio della casa. Ehi, vuoi fare un po' più piano? Che diavolo è? Un'auto officina, l'uomo si chiama Dreyer. Certo che conosco Hausman. Riparava sempre qui la sua macchina. Beh, che sia un mio amico non potrei proprio dirlo, ma... un buon cliente, sì. Un ottimo cliente. Ma questo affare è necessario? Le dà fastidio? No, perché? Evidentemente ha difficoltà di memoria. Altro che, non vorrei che ne avesse lei. No, non ne ho mai avute finora. Si possono spegnere un po' i motori? Se mi paga il lavoro che perdo, volentieri. Ogni suo minuto quanto costa? Sconosciuto. Completamente. Signora Rieger. No. Glielo assicuro. Sta bene. Grazie. Ha riconosciuto la voce? Sì, sì. Ma non ha detto niente perché ha paura. Forse ha paura per sua madre. Dovremmo cambiare tattica adesso. La ballerina deve essere ancora in casa, non si è ancora vista. È la mamma di lei? E la bambina? La vecchia è già scesa due volte. La prima volta ha comprato panini e latte. Alle spalle della casa chi c'è? C'è Becker. Lo avverto che state arrivando? Sì. Becker. Da qui non passa neanche un sorcio. Dall'altra parte c'è anche Berthold per controllare un angoletto morto. Sì? Ispettore, Klein al telefono. Sì, eccomi. Grazie. Harry, adesso io vado di sopra. Tu vieni tra 5 minuti. Faccia la valigia, signora Hausman. Lo stretto necessario, sapone, pettine, una camicia da notte se la porta e un po' di biancheria. Vuole arrestarmi? Sì. Motivo? Per complicità in un tentato omicidio ai danni di un poliziotto. Suo marito mi ha sparato. Ma lei questo non lo può fare. E la bambina? Se non fa lo spettacolo, non abbiamo soldi. Si è messo in testa di farci morire di fame. Su, faccia la valigia. Rimarrà in prigione fin quando mi dirà dove si trova suo marito. Crede che verrà a saperlo da me? Sì. Crede di potermi intimorire? Sì. Da me non saprà niente e non riuscirà neanche a prendere lui. Possiamo sgombrare, l'abbiamo preso. Come? L'avete preso? Sì, è arrivato il comunicato. Ma da quando? Da circa mezz'ora. E io vengo a saperlo adesso. Scusa, ma sì, io... sì, va bene, torna giù, va. Si è sistemato tutto. Che cosa si è sistemato? Tutto, non l'arresto più. E se quella non sa dove lui si trova? Io penso di sì.
E vorrà andare a vedere che cosa diavolo è accaduto. E perché non esce allora? Perché è prudente e perché non è una sciocca. Comunque, è già passata più di un'ora. Niente, non esce nessuno. Né la madre, né la figlia. Chi sorveglia il telefono? Esterlin. Parla Esterding. Sì? Lausman ha chiamato un taxi. Dove? Maximilianstrasse. Che numero? Al Cresi. Sta andando a lavorare. Ha saputo che non l'abbiamo preso, evidentemente. E come ha fatto a saperlo? Ce ne saremmo... No, no, se noi non ce ne siamo accorti, quell'uomo... Eh già, deve essere in quella casa. Che cosa volete ancora? In piena notte. Lei non ha il diritto di perquisire la casa senza... Dov'è? Oh, dov'è? Se lo cerchi da lei, che ne so io. Lei che è così furbo, ha aperto già l'armadio. Vuole guardare anche sotto il letto? Guardi pure, ma poi se ne vada al diavolo per sempre. Harry. Agathe! Agathe! Che cosa fai lì? Scendi!
togliere di mezzo, via! Rientrate in casa, voi.